Ben ritrovati gentili telespettatori di Canale 2, ve lo ricordiamo ancora una volta e sempre ve lo ricorderemo che siamo presenti sul 90, ormai da un paio di mesi siamo qui, non siamo più sul 114, quindi se vorrete vederci ditelo anche ai familiari, parenti che a volte ci fermano perché sono rimasti diciamo indietro, spaesati su questo argomento, ora siamo ricevibili con l'LCN 90, quindi dovete pigiare il 90 del telecomando. Vabbè, ma veniamo all'ospite di oggi e alla trasmissione di oggi che tratterà un tema completamente diverso rispetto a quello della collocazione di Canale 2 sul 90, ovvero parliamo dell'evento bellico, della guerra in atto, e ne parleremo con il presidente onorario di Algrama, Gianni Moramarco, che ringraziamo e salutiamo. Saluto tutti quanti voi, saluto in particolare Arturo Castoro e che ringrazio per lo spazio che mi concede e che mi offre. E noi abbiamo piacere di Grazie, riconoscerlo. grazie. Allora, Allora, siamo qui con un nuovo appuntamento che Algrama ha programmato e quindi mi io auguro. partirei da una riflessione. Io questi giorni sono completamente, mi sono buttato giù di morale da solo. Guardando la TV e quello che viene detto sulla guerra, capisco che non viviamo in un paese sincero, perché vedo gli attacchi, per esempio, dei nostri giornalisti italiani ai giornalisti russi, anche con parolacce, gli vengono dette cose che non fanno che inasprire gli animi, anziché calmare questa vicenda, calmare gli animi su questa vicenda della guerra. Io credo che invece stiamo alzando un polverone, e lo stanno facendo coloro che ci rappresentano anche a livello mediatico, anche i giornalisti delle TV nazionali. Viene detto che in Italia siamo liberi, viene detto da loro, dai giornalisti nazionali. Io la penso Se io diversamente. dovessi cogliere la palla che mi viene offerta, devo dire che siamo all'indomani del voto referendario su 5 referendum che avrebbero potuto cambiare il volto della giustizia e invece devo constatare, al di là dell'esito e al di là della inutilità di questi referendum sulla base chiaramente della scarsissima partecipazione del popolo italiano che evidentemente non si è data la giusta importanza e non si è voluto dare la giusta importanza, visto che non ho trovato, per esempio, un solo manifesto Certo, che riportasse l'oggetto dei referendum. Addirittura all'interno delle stesse sezioni non erano riportati i temi sui quali eravamo chiamati e sui quali dovevamo essere sui quali era consultati. possibile riflettere all'ultimo minuto, Questo quindi guardare e rendersi conto di ciò che si stava sicuramente facendo. limita, frustra la nostra libertà e la nostra democrazia, e questo è sicuramente un dato rilevante. In una nazione dove, lo vogliamo ricordare a quei giornalisti che dicono ai Certo. russi che loro non sono liberi, i giornalisti russi non sono liberi. Invece noi in Italia siamo liberi, secondo questi No, noi grandi giornalisti italiani. abbiamo altro tipo di E noi in condizionamenti e un'Italia dove il Presidente del Consiglio non è eletto forse dal 1993, credo, insomma, non è stato più eletto, ma ce lo ritroviamo sempre messo lì da qualcuno. E in un'Italia dove chi la pensa diversamente rispetto a questi grandi pensatori viene messo in una lista dei servizi segreti, e in Adesso un'Italia in dove questi giorni si parla molto di liste di soggetti che potrebbero essere vicini a, quantomeno non dico a determinate ideologie, ma quantomeno che abbiano semplicemente tentato di spiegare quello che è la ragione degli altri. E ecco, questo è sicuramente grave, e questo è non è grave. positivo. E tra l'altro in un'Italia dove, ritorniamo all'argomento principale, dove centinaia di emittenti locali hanno chiuso per colpa dello Stato, però loro dicono che siamo liberi. Attenzione, noi siamo liberi, anzi c'è qualche giornalista italiano, a me fanno ridere soltanto perché non possiamo dire altro. Chiedono ai giornalisti russi di pronunciare la parola guerra, perché secondo loro non possono pronunciarla, e quindi
noi assistiamo a queste gag televisive che fanno solo ridere, se non dire, per non dire piangere, dove il giornalista italiano dice: prova a dire guerra, vediamo, sei capace di dire guerra. Cioè, veramente, ragazzi, siamo messi male. Molto male, molto male. Allora, ora Marco, ritorniamo a noi invece al tema che riguarda la guerra, sì. Questo tema che voi state per affrontare in un convegno sì, che sì, è, sì. È pronto per sì, in sostanza siamo partiti dalla situazione che stiamo vivendo quotidianamente, cioè quello, per esempio, che viviamo quando andiamo al supermercato, laddove registriamo un incremento di prezzi su tutti i prodotti, anche di quelli di prima necessità. E allora abbiamo ritenuto che dovessimo fare un focus o un approfondimento sull'argomento che è di grande attualità, che è trattato tutti i giorni dalla televisione o soprattutto dai media nazionali, ma che mai fanno un punto sulla situazione territoriale o locale. Per cui abbiamo ritenuto di dover affrontare, approfondire il tema dell'economia agricola territoriale e i riflessi che sulla economia necessariamente sono determinati dalla pandemia, dagli eventi bellici, ma anche dalle crisi meteorologiche. Il caldo estivo di maggio è uno, per esempio, è una riprova di quello che sta accadendo anche da un punto di vista meteorologico. I fiumi che sono ormai rinsecchiti, a cominciare anche dal nostro grande Po, sono tutti elementi che ci devono far preoccupare. Allora noi vogliamo capire possiamo fare analisi nell'ambito del territorio perché si possa conoscere, inquadrare, approfondire la situazione del territorio e nello stesso tempo cercare di trovare se ci sono delle ricette quantomeno per migliorare le dinamiche economiche e finanziarie della nostra microregione, che è quella della Murgia. Mi rendo conto che probabilmente si rischia di essere molto astratti nel momento in cui abbiamo un'economia globalizzata, ma io ritengo che questo è il momento invece in cui si debba parlare di deglobalizzazione e quindi tornare indietro e cominciare a dare rilevanza alle economie del territorio. Quindi in questo incontro che farete si parlerà di pandemia, eventi bellici e crisi meteorologiche. Certo, quindi sì. Per dire quello che ci sta colpendo negli ultimi tempi, che poi si riversa nel settore dell'agricoltura. Soprattutto nel settore agroalimentare. In particolare. D'altro canto i mass media stanno parlando diffusamente del grano ucraino, delle problematiche che ne sono nate o ne nasceranno a livello mondiale. Ecco, noi vorremmo capire quale sarà o qual è già l'impatto sul nostro territorio, che è votato all'agricoltura e che nello stesso tempo è un territorio laddove si producono cereali e quindi i prodotti da forno, a cominciare dal nostro pane DOP. Ecco, ritornando un attimo alla guerra, Presidente, De Luca, il Presidente De Luca della Regione Campania, che a me, devo dire, senza nessun segreto, insomma, lo svelo, mi piace come persona. È simpatico. Molto simpatico e acuto anche nelle riflessioni. Gli è stato chiesto tempo fa, un mesetto fa, che ne pensasse di questa guerra. Lui ha detto due parole, ha detto: sappiamo chi è il colpevole, ma non riesco a trovare innocenti. La pensa come lui? Sì, sì, sono d'accordo con lui in ordine a questa riflessione, anche perché in questi giorni di guerra che vede coinvolta l'Ucraina in prima linea si sono fatti anche delle autoanalisi dei mea culpa, perché in altre occasioni, in particolar modo l'Italia, non è intervenuta sugli altri fronti di guerra o quantomeno non è intervenuta nella stessa misura, nella stessa proporzione in cui lo sta facendo in questo momento. Però ecco, anche qui dobbiamo uscire dall'equivoco, perché qui in questo caso c'è un invasore conclamato che penso che, al di là delle ragioni politiche che possa accampare o possa vantare, certamente non può essere così legittimato ogni azione di violenza, soprattutto nei confronti dei civili, soprattutto nei confronti dei bambini,
soprattutto anche laddove ci sono ricoverate persone ammalate. Parlo dei presidi ospedalieri che sono anch'essi aggrediti senza Certo. discriminazione nell'ambito o nel nome della guerra. Per cui penso che al di là del concetto di De Luca, che in linea di massima condividiamo, però dobbiamo pur fare il distinguo anche se quando c'è guerra la distinzione diventa molto difficile farla. Quindi praticamente lei auspica, ovviamente, come tutti, penso, la fine di questo conflitto. In che modo se ne può uscire da Ma questa storia? io non sono un esperto di problematiche internazionali, né tantomeno sono proiettato verso l'approfondimento delle questioni nazionali e internazionali. Non a caso il convegno vuole disegnarsi un perimetro molto più ristretto di tipo interregionale, però è ovvio che la politica interregionale o la politica locale vive e risente di quella che è la situazione, ripeto, globale. E quindi mi auguro che la guerra finisca, ma questo voglio dire, mi pare che sia il programma di Miss Universo o di Miss Italia, e non voglio comunque scendere sotto a questo livello di banalità. Ritengo però che il piano italiano che è stato presentato e che è stato disegnato dal Ministero degli Esteri possa trovare davvero uno spazio abbastanza adeguato. Allora, ritorniamo al convegno Sì, 15 giugno, 15 15 giugno giugno. 2022, ore 17:30, Sala Tommaso Fiore, Monastero Sì, del probabilmente Soccorso. invece della Sala Tommaso Fiore riusciremo a collocarci nel grande cortile ombrato dai vecchi alberi secolari. Quindi molto probabilmente lo terremo giù e non su. Ecco, mi preme riferire che non è questo un convegno isolato, un convegno, come dire, che nasce semplicemente dall'emergenza che stiamo vivendo. Questo convegno è il primo di tanti che Al Gramà, insieme ad altri partner, vorrà mettere su, soprattutto in prospettiva della Costituzione o della istituzione, questa è la speranza, questo è il sogno, di un osservatorio economico-finanziario del territorio. Perché paradossalmente ci mancano i dati, noi non sappiamo, che ne so, per dire in una maniera molto, molto banale, se andiamo agli uffici comunali non abbiamo la possibilità di capire quante macellerie, quante pescherie, quanti negozi, quante gioiellerie ci sono in questo comune. E questo è un dato che ci manca, mancano dati, mancano statistiche, mancano riferimenti sui flussi economici e finanziari del territorio. Penso che siano dati importanti anche per gli operatori, oltre che per coloro i quali, anche per le start-up, anche per coloro i Certo, quali vorranno intervenire sul certo. territorio. Bene, l'idea, e chiaramente siamo ancora sul piano della speranza più che dell'idea, è quella di mettere su un ente, un istituto, un'associazione che possa raccogliere dati, nello stesso tempo analizzarli, filtrarli e quindi approfondirli anche per consentire agli operatori di poter operare in maniera adeguata e corretta e nello stesso tempo poter fare delle scelte in base a dei dati molto specifici. Noi Anche abbiamo perché, dati macroeconomici che riguardano la Puglia, che sì, però riguardano non il abbiamo quelli Meridione, non specifici abbiamo della quelli nostra città. specifici della nostra E tra città. l'altro ci manca un dato fondamentale, cioè ci manca di sapere quanti hanno chiuso in seguito alla pandemia, Anche, per per esempio, esempio, potrebbe che è essere un fatto questo un importante. dato che questo osservatorio, qualora fosse stato costituito qualche anno fa, Avrebbe avrebbe potuto potuto fornire. raccogliere, avrebbe potuto fornire. Sì, sicuramente questo. Questa è la speranza. Non so se ci riusciremo, non so se avremo la capacità di farlo, anche perché è un progetto molto impegnativo e mi auguro che anche con l'aiuto degli amici che hanno dato un forte sostegno organizzativo per l'organizzazione di questo evento che abbiamo messo su per il 15 di giugno, quasi alla vigilia della mietitrebbiatura dei nostri campi di grano. Mi auguro che anche grazie a quanti interverranno
in questo convegno riusciremo a mettere su questo osservatorio. Ecco, chi parteciperà così? Beh, Diamo anche insomma, un'idea. Diamo penso un'idea. che ci sono delle personalità abbastanza importanti nell'ambito dell'economia regionale, in particolar modo anche dell'economia nazionale. Parteciperà il dottor Sergio Fontana, che è il presidente della Confindustria regionale della Puglia, il dottor Lazzaro, che è il presidente della Confagricoltura della Puglia, oltre che il presidente di Banca Popolare, l'avvocato Leonardo Patroni Griffi. Saranno tenute delle relazioni a tema da parte del cavaliere Vincenzo Di Vella, che è l'amministratore delegato della industria Di Vella SPA, che è l'industria che produce il maggiore quantitativo di pasta a livello nazionale nell'ambito delle regioni centro-meridionali, e il secondo nell'ambito italiano. Il dottor Colangelo, che oltre ad essere un imprenditore agricolo, è presidente regionale del Lucid, oltre che un operatore commerciale, il dottor Viesti, e in particolar modo tratterà la questione relativa alle crisi meteorologiche un agronomo, il dottor Sorrenti. Avremo poi una partecipazione importante, qualificante, professionale, che è quella del dottor Vincenzo Rutigliano, giornalista del Corriere e del Sole 24 Ore. Quindi mi pare che abbiamo Messo insieme messo uno insieme staff, professionisti e certo, operatori di un di un certo certo livello e di una livello. certa qualità. A proposito dei dati, per esempio, un dato che manca in questa città, ma qui apriamo un altro argomento e poi magari Certo. avremo bisogno di un'altra trasmissione per affrontarlo. Ci manca, per esempio, il dato del turismo, che riguarda il turismo della nostra città. Non sappiamo quanti turisti vengono ad Mi Altamura. pare è un argomento che abbiamo affrontato in un'altra Qui, puntata, ecco. laddove per esempio sono state fatte delle statistiche molto approssimative sulla base di dati ipotetici, quindi è stata fatta statistica sulla base di dati ipotetici. Però anche per essere attuali ci mancano, probabilmente sono dati riservati agli addetti ai lavori, ma probabilmente sarebbe giusto che vengano diffusi, mancano i dati sulle imposte comunali. È di attualità la questione relativa agli incrementi di imposte comunali. Bene, sarebbe opportuno capire perché mai questi incrementi sono stati applicati, sicuramente sulla base dell'incremento dei costi di gestione, ma vorremmo capire perché, per esempio, a fronte di una raccolta differenziata con una percentuale molto alta, non ci sia una riduzione dell'imposta sui rifiuti. Sono tutti elementi Che vanno discussi, che penso che nel certamente. momento in cui vengono raccolti i dati, si potrebbe poter anche da parte nostra essere anche Certo, più precisi e più certo. puntuali nell'analisi e anche nelle valutazioni delle politiche Ecco, locali. Canale 2 credo che abbia dimostrato da sempre, insomma, la massima disponibilità con le associazioni del posto di Altamura, soprattutto della Murgia, Certo. proprio per affrontare temi così importanti per il bene dell'intera comunità. Quindi con Certo. Algrama certamente avremo modo di affrontare anche questi argomenti. Sappiamo che Certo. non si può fare tutto in una sola trasmissione e questo è No, certo, solo. ma non solo per quello che riguarda voi in una sola trasmissione, per quello che riguarda noi in un solo piccolo evento Certo, che potrebbe dare va bene. l'idea di un segmento, di qualcosa che invece fa parte di un intero. Allora, ricordiamo 15 giugno ore 17:30 nella sala del Monastero del Soccorso. Noi purtroppo dobbiamo chiudere questa trasmissione Certo. perché siamo arrivati al termine. Io la ringrazio, avvocato, per essere stato qui con noi. Lo ricordiamo, presidente onorario di Algramà, associazione che è impegnata sia sotto l'aspetto turistico che Soprattutto culturale. culturale. Sì, ma penso che abbiamo detto tutto, anche se il tempo è sempre tiranno, ci siamo detti tutto, e sicuramente avremo modo di Certo, incontrarci in altre occasioni. saremo qui con voi, amici telespettatori, Ringrazio ancora altre te per volte. lo spazio che Ci offri alle mancherebbe. associazioni, in Canale particolare ad 2, Algramà. Canale 2, Canale 2, io non offro nulla. Grazie, allora, Buona. a presto. Grazie a tutti per averci seguito, anche perché noi viviamo in una nazione libera e quindi, vabbè, giusto per fare una battuta su come abbiamo aperto la trasmissione odierna, ma della libertà, anche della libertà.
tanto inseguita in Italia. Noi siamo, ci siamo illusi di essere liberi in questa nazione, anche della libertà parleremo, della libertà di stampa, ma di quella in generale, lo faremo in altre trasmissioni, quindi non mancate di seguirci. Grazie a tutti, un saluto e linea ad Emanuele Giordano con la sua Chicchirichi.